Io vivo la mia regione, vado per la strada, prendo gli autobus, prendo anche qualche volta il treno e non funziona, c'è poco da fare. Se vengono due gocce d'acqua si blocca la città. Se qualcuno ha la fortuna o la sfortuna di avere una casa in Riviera per andare da Genova ad Albisola ci vogliono 3 ore. Se prendi un treno non sai mai se arrivo, se non arrivo o in che condizione è la carrozza. Io credo che ci sia anche una responsabilità politica. Il centro-sinistra governa da 40 anni, avremmo potuto fare la gronda quando Burlando era sindaco o vice sindaco, nel 90 non l'ha voluta fare per blocchi ideologici che ci sono ancora adesso. Quindi io credo che bisogna dare una svolta, la regione non può più aspettare, la gente non aspetta ore e ore della propria vita in coda o su un treno sporco e mal gestito e quindi bisogna risolvere questi problemi. Io penso di poter portare un po' di soluzione a questi problemi qua perché non è accettabile. La regione deve andare avanti, non rimanere ferma, perché rimanere ferma vuol dire andare indietro. Io registro troppe lamentele, troppe volte che i vertici della regione si lamentano con Trenitalia e non fanno niente, sono compagni di merende, sono della stessa razza politica. Quindi vi chiedo fiducia, fiducia perché penso di poter risolvere questi problemi.